Anche quest'anno, come ogni Venerdì Santo, si è svolta a Scanno la processione del Cristo morto. La manifestazione, che fra quelle religiose è la più commovente, rievoca i momenti in cui il Cristo, dopo la crocifissione, venne trasportato al Santo Sepolcro. Le statue di Gesù e della Madonna, entrambe di pregevole fattura, percorrono le strade del paese in un'atmosfera di generale e commossa partecipazione, con passo scandito dalle note del Miserere, brano anonimo che quasi certamente risale alla fine del XVIII secolo. Partitura per archi e coro prevede quattro voci e, particolarità assoluta, rilievo fondamentale viene attribuito alla parte dei bassi, che seguendo autonoma melodia sembra distaccarsi ed al tempo stesso rincorrere il tema scandito dalla voce dei soprani. Lo stesso avviene nella sezione strumentale, ove il contrabbasso, con note cupe e profonde, contribuisce in maniera determinante a rendere il brano suggestivo e struggente. Prime note della sezione cantata assomigliano in maniera sorprendente quanto evidente al salmo numero 51 di Johann Sebastian Bach, e ciò lascia pensare che quasi certamente al maestro per eccellenza della musica sacra il nostro autore si ispirò per la composizione del brano. Era usanza, fino a qualche anno fa, procedere ad un'asta organizzata in forma e regola per l'attribuzione del calice, dei fiocchi accanto alla bara e di tutti gli oggetti rievocanti la passione, oggetti che le mamme si contendevano con fanatismo ed arrogante fermezza pur di vedere i propri figli protagonisti nella processione del Venerdì Santo. L'importanza dell'oggetto e la posizione nel corteo ne determinavano il prezzo, che a volte raggiungeva cifre vertiginose. Fortunatamente, per volontà del nuovo parroco Don Carmelo Rotolo e dei cantori che minacciarono di disertare la manifestazione, il mercato profano ebbe fine. Per una volta, comunque, nessuno si è rammaricato della scomparsa di un'antica tradizione scannese.